cordiale benvenuto a voi tutti, amici telespettatori, sempre qui dal Modà di Salvo Figura per un nuovo appuntamento di Pausa Caffè. Pausa Caffè che ospita oggi un personaggio che è nel cuore di tanti di noi, è Santo Canonico. Basta dire soltanto Santo Canonico e vengono in mente spettacoli, televisione, radio, concerti. Tante cose, tante. Ma poi con te, fatte con te, insomma. L'ultima cosa che abbiamo fatto, qual è stata? Napoli, aspetta, anima e cuore. Anima e cuore. Poi ho pure vinto. E lì hai fatto tu il triplete. Sì. Perché non solo che ha vinto diverse puntate, vinto la puntata finale e hai vinto e sei stato premiato anche come personaggio. E la canzone qual era? Tu sei la cosa grande. vuoi che non mi ricordi? Visto che, a proposito, ma tante canzoni, una più bella dell'altra, quella che è più nel tuo cuore? Ma io, diverse, tutti sono figli miei, perché sono pezzi che ho scritto io, ma ce n'è una in particolare, si chiama 16 Rose, secondo me rimane negli annali della musica napoletana. Difatti, la prossima volta che si farà un'anima e cuore, io vorrò proporre di nuovo 16 Rose, perché 16 Rose, mi dice la sta casa, ho visto anche, bellissimo. Sì. Ecco, ma e tu ti avvali anche di tanti collaboratori importanti, sì, non ultimo, accennavamo anche prima in corridoio, che recentemente hai preparato un pezzo con il maestro Enzo Di Domenico. Sì, Di Domenico, lui mi stima, lui mi vuole bene, perché abbiamo fatto questa canzone assieme, si chiama Napoli Oggi. Bella, uscirà nel mio prossimo lavoro, che sto facendo, insomma, arriverà nelle fascette, il disco già è pronto. Questo pezzo parla di Napoli, Napoli Oggi, dove i ragazzi di oggi non c'è più l'amore, insomma. Quando vedono passare una volante si nascondono senza aver fatto niente, insomma, perché appena vedono la polizia non capisco perché scappano senza motivo, insomma, e parla di queste cose qua. Senti Santo, sembra quasi un gioco di parole. A proposito del maestro Enzo Di Domenico, ma tu gli hai fatto ascoltare la versione che fai di Medaglia d'Oro? Come, certo, eh? Sì. No, mi ha fatto tantissimi complimenti, perché dice, guarda che cantare questa canzone non è facile, ma io la sento, insomma, io l'ho fatta mia. Cioè, ma tu la fai in maniera bene, eccezionale, tant'è che estrapolata proprio da una edizione di Anima e Core, la proponiamo non solo a te, ma anche ai nostri telespettatori. Medaglia d'Oro. Quella volta c'eri tu. Ti sei messo mi è scappata la lacrimuccia non prevista. E come si fa a non commuoversi? Ascoltiamola. Giugno 42, mia cara mamma, caro papà, ma che chi ha niente fa? Abbiamo rivissuto le stesse emozioni al teatro Garibaldi di Avola. Bello, tu sei bello. Di Avola? Sì. E sei partito da lì. Sì, è stato il cantante che ti ha fatto conoscere la canzone napoletana? Intanto i miei fratelli, perché i miei fratelli molto, che adesso non ci sono più, ascoltando sta musica napoletana, mi inculcarono in testa Sergio Bruni, ecco. Perché di fatto a me Sergio Bruni è sempre piaciuto, nei pezzi suoi, che la gola, questa cosa qua.
e forse mi è venuta questa ispirazione ascoltando Sergio Bruni, poi andò su Tony Bruni, insomma il mio è un misto, però voglio dire, o bene o male che sia, io non copio nessuno, io sono santo canonico e basta. Ma come si fa a diventare un numero uno? Quale sei tu, santo? Ma io non penso di essere un numero uno. Allora, io mi trovai, ritornando a Enzo Di Domenico, a casa, gli dissi, maestro, io vedo tante cose su Facebook, in televisione, tanti ragazzi che... Lui sai cosa mi rispose? Santo, ci sono i primi, ci sono i secondi, ci sono i terzi. Io gli dissi, maestro, allora io sto bene dove sto. Capito? Ci possono i... essere anche gli antipasti, sì, no? Ah, sì, che... sì. Quelli che precedono anche le i mode. I primi secondi, esatto, sì, sì, sì. Sì. Senti, tu hai una famiglia bellissima, formata da tuo figlio che è un campione, sai, di box. Ha vinto il campionato italiano quest'anno a Gorizia. L'anno scorso ha vinto il Guanto d'Oro, che in Sicilia da tempo non si vinceva. E adesso ha vinto, da elite, ha vinto il campionato italiano, che in Sicilia oltre 25 anni che un siciliano non vince un campionato italiano, e per me è un onore, è un piacere. Guarda, quando te lo racconto sto fatto, sono felicissimo. Da papà, giustamente, però la sua popolarità, il suo successo non oscura assolutamente. Tu resti sempre sono lì. Sono due cose diverse, lui fa il pugilato, io faccio tutte altre cose. Insomma. Senti, parliamo un po' dei tuoi inizi. Quindi la tua prima incisione è stata? Io l'ho fatta a Catania, alla GS. Adesso buonanima Santo Rocito non c'è più. Io l'ho fatta, è stata la capitale. Allora mi ricordo, Maestro Esposito scrisse questa cosa con la buonanima di Di Pietro, scrisse, ragazzi, oggi interrogazione di geografia. Allora ci fu sta moda, i ragazzi, qual è la capitale d'Italia? Napoli. Insomma, e allora è successo questo fatto. Quella fu la mia prima incisione. La tua prima incisione. Poi me ne sono andato, arrivai a Napoli e feci A Dovai, un pezzo che praticamente A Dovai, fermati insieme a me, un pezzo che ebbe tantissimo successo, mi diede tantissimo successo. E poi così via, mi scritturano, tranne la Phonotype Record, lavorai con la Presence, insomma ho fatto tante cose. Tu hai fatto tante cose, tantissime, come giustamente hai sottolineato, ma non hai fatto mai la sceneggiata. Sì, che l'ho fatta. Ah, l'hai fatta? Sì, allora ho fatto... non sono informato. Guarda, io veramente io feci A Dovai Fatalità, ti ricordi quella canzone? Ma dimmi Gesù mio, era una cosa messa assieme. E feci a Torino, al Teatro Massaua, una settimana di seguito, due volte al giorno, sempre col pieno. Sempre col pieno, questa fu una cosa bella. E la cosa che ricordo è che c'era Merola, il maestro Mario Merola, che stava in un altro modo, lui non aveva tanto pieno, io avevo il pieno, lui con lo zappatore, forse perché oramai lo conoscevano, lo avevano troppo visto e non avevano visto me. E questo lo posso dire, io facevo il pieno per una settimana di seguito al Teatro Massaua a Torino. Santo, tu sei uno che pubblica molto, diciamo, sui social, no? Sì. Hai delle pagine diverse, sì. E sei uno che non ha peli sulla lingua. No, assolutamente. Quando hai da mandare... No, non lo faccio, lo faccio. No, però voglio dire... I messaggi lo fai ben volentieri. Sì, 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 lo faccio perché... Ma ormai Facebook è sulla bocca di tutti, Facebook è... dove uno si va a confessare, c'è tutta questa cosa. Ma cosa rispondi tu a quelle persone che hanno la puzza sotto il naso a proposito delle canzoni napoletane? No, ma io non giro pagina, non li guardo proprio. Io nella mia vita purtroppo non riesco a essere... Allora non rispondi, ma cosa pensi di queste persone? No, non penso proprio, guarda, non do questa importanza. Ecco, io penso, io guarda, vedo D'Angelo, vedo Zappulla Carmelo. Sono ragazzi che secondo me sono sempre forchetta e coltello, oppure mangiamo con le mani. Allora io, a me piace quella gente. Enzo Di Domenico, per esempio, è un maestro di Domenico. Allora cosa dovrebbe fare il maestro che ha scritto le più belle canzoni napoletane? Insomma, cosa dovrebbe fare? Una persona umile. A me essere umili, secondo me, è la tua natura. Ecco, esatto. Tu, per esempio, sei un grossissimo personaggio. Tu mi sei sempre piaciuto. E sei umile, sei una persona umile, stai là, mangiamo con le mani, mettiamo il gelato con le dita. Sì, ma vogliamo ricordare un episodio che ci ha visto protagonisti insieme. Ricordi a Marzamemi? Sì, come? Quando all'improvviso si è messo a piovere, sì, un acquazzone di fine estate, sì, sì.
e la gente non se ne voleva andare completamente perché voleva ascoltare le tue canzoni, mi è rimasta impressa. Ma poi dopo mi richiamarono il sindaco mi rifece fare questo spettacolo, che allora io ero un bambino e tenevo i maestri tutti grandi, il maestro Marino, un maestro che suonava Cirinna, suonava la tromba, insomma gente professionisti. Adesso è pronto dalla regia un'altra canzone, questa è una canzone a sorpresa. La ascoltiamo insieme. Va bene. Castiano per le scognizze, sa balla tutto pizzo, trovi da una pizzonizza che ti fanno due carizze, si ti fa passare per pizzo, stritto per la sefrizza, provo con sedicia pizzo, che ti sfriene che da pizzo, come tanta pirenizza, che mi scinta schizza schizza, fino a quando non scapizza, che stia a rubare scugnizza, ogni loro ci mo capisco, e così è che non lo trovo, se va a pisa e chiudo fresco, c'è rimasto solo chi io vive. Dalle ambre, scalora ricci, panzalato, Caprilo, mode coglie, mode ben, quell'aglio che stia a rubare scugnizze, assettate, assettate, che si balla tutto vizio, o quadriglia fiorella, tu vuoi vedere un pizzo pizzo, o mastigliare a te casa, che ti fanno due carizze, guarda bello batti l'occhio, trova con settici a vizio, di chi tiene a moglie pazza, che ti sfriene e che ti appizza, quattro soldi o finocchietto con ma tanta pirenizza, te ne scende a svizio, fino a quando non scavizzo, che stia a rompere scugnizzo, o paroli a pulire. Roba vecchia, e non ne viene fu, codogno, canzano, forne campane o giardino tutto secco o svelato l'arcano a rumbare scugnizza. Ma qua tu sei un protagonista assoluto, è difficile questo scioglilingua finale. Sì. Ma io l'ho imparato dal maestro nostro che adesso non c'è più, che è Sergio Bruni. Poi l'ha fatto pure un altro maestro, secondo me, che adesso non c'è più, è Mauro Caputo, bravissimo Mauro Caputo, io ricordo con tanto piacere. A Roma le scugnizze praticamente è Napoli, tu la trovi là, ecco, stando a Napoli, io ci sono stato tantissimo a Napoli, vedi chi ti vuole vendere la collana, chi ti vuole rubare l'orologio, insomma Napoli è questa, bella e brutta nello stesso tempo. Certo, senti, ma chi sono i veri nemici della canzone napoletana? Secondo me, io parto da un principio, se tu devi fare qualcosa, o la fai bene o non la fai. Allora io penso che il nemico della canzone napoletana è quell'artista che, secondo me, non è nemmeno l'artista, è il discografico è il nemico della canzone napoletana, perché il discografico dovrebbe selezionare gli artisti. Questo va bene, questo va bene, questo lo possiamo aggiustare, secondo me. Questo, secondo me, è il discografico, perché il discografico va a prendere dei soldi. E quindi quello che viene. E questo fenomeno dei neomelodici come lo vedi? Ma tanti ragazzi bravi ci sono. Non ne cito perché ce ne sono tanti, poi magari farei le differenze, magari mi scordo qualcuno, ma tanti ragazzi bravi ci sono. Il neomelodico è la musica, la classica napoletana, anche la moderna, però sempre melodica. Quindi attingono sempre alla mamma. Sì, sono figli di una mamma. Figli unica. Di una mamma unica, bravo. Ecco, beh. Esatto. Quindi Napoli ha mille sfaccettature, mille rivoli come il fiume, però in realtà poi la canzone sempre è quella. Là. Senti, ma è importante la dizione per un siciliano cantare in napoletano? Molto. Tu come l'hai curata questa Ma edizione? Io ci sono stato a Napoli, io praticamente essendo scritturato con la Phonotype Record, allora i fratelli Esposito, che c'è ancora, loro mi dicevano tu devi parlare in napoletano qua,
Allora io mi mietinzavo, arrivavo a Napoli, guarda, tu appena arrivi a Napoli alla stazione ti guardano e dici questo non è napoletano. Con me non succedeva perché io sembravo lo scognizzo del posto, capito? E mi mietinzavo, ecco, riuscivo a mietinzarmi. Senti, quando tu rivedi alcune foto del passato e provi nostalgia, provi arrabbiatura, provi una sensazione che magari è indescrivibile. Sì, tantissime cose. Eh? Se potessi ritrovare... Quando ti rivedi con i capelli lunghi? Sì, se potessi ritrovare i capelli... I capelli no, la faccia sta... Per esempio, tu stai bene così, anche se i capelli non ci sono più. No, non ci sono. Io adesso ho messo il cappellino, non però guarda qua, quelli miei sono andati. Questo lo metto perché fa freddo. Pure. E poi anche un look buono, è bello. Carino. Sicuramente, è vero. Però voglio dire, stavo dicendo... Io tantissime cose del passato non farei, capito? Perché tantissime cose non li farei perché nel 1980-81 non c'era l'informazione che c'è oggi. Io mi rivolgo ai ragazzi e dico, per esempio, la droga è la cosa più brutta che si possa fare. Drogarsi oggi è da ignorante, da scemi. Forse nell'80 non c'era questa informazione che c'è oggi. E allora tanti ragazzi ci andavano a cadere, ma io vi consiglio di non farlo mai. O chi vi dice, prova questa, quello non sarà mai un tuo amico. È bello, bel messaggio, perché con poche parole è riuscito ad essere incisivo il nostro santo canonico. Senti, ci stiamo avvicinando alla conclusione, che ne dici, un altro bel pezzo? Come no? Certo. Vediamo cosa ha preparato dall'altra parte del vetro il nostro regista. Ok, va bene. Che le conta sogni miei, quello di caccia rimane, non ti voglio più guardare. Come spiega che semana, a sta faccia così bella, non ti voglio accarezzare. Che le conta chi sto cuore, dico non mi amo bene. Questo non c'ho pazzo di, casi pure mi fai amare, che non mi sta a sentire. E una volta sotto a chi sto cielo, mi romo un vecchio per tu mi dici fatta una ragione, forse lo scritto grave va a fare me, e io piagno e dico sì, che la conta stuccia miei, quella di caccia di mano, non ti voglio più guardare. Come spiega che si manna, a sta faccia così bella, non ti voglio accarezzare. E beh, dovevamo chiudere veramente in bellezza con Sergio Bruno, questo brano che è stato lanciato da Sergio Bruno, che è Le Conte. Bello. Mamma mia, che dolcezza. Come e poi tra l'altro tu stavi poco bene quell'occasione, avevi avuto un incidente e poi te la sei cavata egregiamente. Senti Santo, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Io però, ci starei un anno assieme a te qua. Però mi prometti, io la promessa la faccio a te che ti inviterò. Come? Ma tu mi prometti di accettare l'invito? Certo, come no, quando vuoi, tu lo sai. Va bene? Però sai, io arrivo. Ci sono problemi. Ringraziamo veramente questo amico di tutti noi, Santo Canonico, un grande grazie protagonista della canzone napoletana e non solo. E ringraziamo anche voi, amici telespettatori. Appuntamento con una nuova puntata di Pausa Caffè. Arrivederci. Salve, ciao.